best be off. Flame sigil. There's some more silver I can use. I thought the fire goddess never got involved. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Well, look at you, hot stuff. Come to help the elderly. Oh, what a good girl you are. And here I was, just about to burn this old blasted place to the ground myself. Now, here's a little warm-up for ya. Allora. 20? Dai, non se ne 45. Proviamo a prendere questo. That almost burns. Allora, io poi ho scritto sul forum di Steam, però non mi hanno risposto. And suffocating Erebus lead to dead ends, and very scarce are those who can navigate them. Per questa cosa qua del tenere premuto B, cioè non farlo qua. Ok, cioè se devo tenere premuto non deve farlo dove inizia prima, deve farlo dove ha finito di caricare, dove rilascia praticamente, perché sennò non è utilizzabile. Cioè se sto fermo premo B, ok, lo fa qua. Ma se io lo tengo premuto, cioè non deve farlo lì. Comunque dove ho iniziato prima, lo deve farlo alla fine. Per me, poi facciamo. Cioè mi sembra abbastanza banale una cosa, però. Sembra questo qui che sembra un passaggio, sembra. Ho intravisto, non volevo poi rovinarmi il gioco, ma ho intravisto comunque qualche streamer, ho visto che c'è a un certo punto una zona enorme, lì sembra davvero open world, è di nuovo una specie di foresta, ma boh, rossiccia forse. Andiamo per il cuore invece che per la magia. Poseidone. Parlando di dei greci, mi viene in mente
potrebbe fare un gioco così, ma con il con le meccaniche del vecchio God of War, no? Che aveva, era diverso dal, dagli ultimi due. Io francamente preferivo lo stile di quelli vecchi, con le, anche con le doppie cose, no? Come si chiamano poi, non mi ricordo, quelle specie di mezze lune attaccate alle catene, no? Anche questo fa sempre 20. Colpire i nemici con le tue armi può produrre una bolla mistica. Non abbiamo ancora preso questo, magari potremmo anche provare a prenderlo. Allora, qua non c'è niente. Mi pare di capire in realtà che forse puoi portare un utensile alla volta. Non è che si accumulano. Perché poi io, poi ieri mi sono fermato la registrazione, l'ho ricaricato e ho visto che, cioè, ci dice, no, che salva, salvato un minuto prima, una cosa così, e ho visto che non ce l'avevo il piccone, sono dovuto andarlo a prendere il piccone, cioè dove c'è la rappresentazione, no, l'ho dovuto prendere. Vediamo questo. Soft, divine. I spin my threads and catch what. Oh! Adesso non mi ricordo se nella registrazione quello che ho dovuto buttare o questa ho parlato con lei. Adesso vediamo comunque. What are you doing here? Besides tramping all over my webs, that is. Oh, it's nothing silly. I can always make more perfectly good silk. I can always see you. Hi Arachne. Sorry about all this. I think we'll soon. Sì, secondo me non l'avevo vista in questo. Potrei sbagliarmi. Che avevo commentato, poi se mi sto ripetendo, scusatemi, ma avevo commentato l'immagine sua, mi è piaciuta perché sembrava, mi ha ricordato l'Ape Maya, lo stile grafico dell'Ape Maya, che era un cartone animato che facevo quando ero piccolo, che per l'epoca era, ovviamente ero bambino e poi i cartoni animati era ancora una forma di magia, quella di andare nel micromondo degli insetti, no? Con tutte queste espressioni, un po' uno stile appaccioccoso. È carina come è disegnata. Però, ripeto, non so se l'ho già detto questa cosa, perché purtroppo... Allora, questa qua da armatura, adesso vedremo. Allora, il canale 40% più in fretta. Ok, questa è una 2 quando lascio una zona. Oppure 5 di punti magici ogni un secondo che passa. Bah, questo. Proviamo a prendere questo stavolta. Ecco, si forma con l'armatura che praticamente poi si esaurisce, ovviamente. Praticamente è come se abbiamo 105 di vita, ma... Questo che cazzo? Ah, ok, la bolla mistica. Ma perché mi seguiva? Non capisco perché spari. Praticamente capita, o tieni sempre sopra il dito analogico, oppure dove arrivi, dove sei girato e premi X senza controllare, praticamente rischi di sparare dalla parte. C'è la foresta, questo qui cuore gigante, cos'è, Afrodite? No, quello è nuovo. Vabbè, non c'è altro, andiamo qua. Ah, c'è il... in qualunque caso c'è un bossettino. Let's go then. Oh, che cazzo. È incastrato là. Ti fermi.
Cioè non è proprio in un centro lei, quel boss lì. E che si... Che cazzo. Bella. Ah. Una volta che... Hatred, not just love. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Una volta che rompi il... Afrodite, sì. You look like you can break some hearts even without my aid. Oh, your brother would be so proud knowing you're fighting for your kin. Però, oh, la censura qui dov'è? Mi piacerebbe andare a vedere chi è il grafico. Diciamo che sembrerebbe un bravo fumettista. Allora, fendente ai nemici più vicini. Sì, sì, prendiamo quello. I tuoi attacchi speciali infliggono danni maggiori ai nemici più vicini. Quelli speciali, però, con la Y. Se la tua vita restante è almeno l'80%, infliggi danni maggiori. No, 120%. Quanto amore da parte di Afrodite. Ok, c'è le ossa. Non ci seguono più. Comunque secondo me devono fare dei ribilanciamenti su alcune cose, visto così ha quel cuoricino. Questi qui droppano. Boh, per esempio, appunto, le percentuali a me sono totalmente sfasate. Mi dici 20%, eccetera, poi continua a duplicare gli oggetti, eccetera. Quindi, boh, le tiri di dadi su PC sono sempre. C'è sempre problemi. Poi io, boh, non lo so. Non so che algoritmi usino. Io personalmente, dovessi farlo io quei algoritmi lì, userei molto l'input da parte dell'utente, cioè continuare a registrare il mouse se lo muovo, continuare a registrare l'analogico se lo muovo, quindi le coordinate le userei come seed, no? Siccome un computer praticamente, come dire, non può creare cose casuali. Puoi fare tutto l'algoritmo complesso che vuoi, ma è difficile. Invece allora tu catturi l'input costantemente, che per esempio vengono usati per creare per esempio delle password. Ci sono programmi che usano, registrano appunto il mouse costantemente per poi creare per esempio delle hash lunghe, delle password lunghe. Quindi tu registri l'input costantemente e poi c'è più, tra virgolette, a caso, e così non c'è. Perché su computer a caso non c'è nulla. Allora, andiamo ancora col cuore, va? Magia. Oh, ha sparato in quel momento, stronzo. Ok.
c'è niente. Mi sa che pesca, no? Oh, questo non me lo ricordo che cos'è, se no la potenziamo. Adesso in questo momento non mi viene in mente. Dobbiamo riforgiare le cose, no? Andiamo, vabbè. Tanto sono ancora prove. Cioè aggiungere poteri. Il tuo attacco speciale rimbalza su due nemici in più. Il tuo attacco Omega infligge 40% e colpisce anche i tuoi lati. Vai con questo, che è così. Praticamente esce una X, un più. Ok, ci sono altre cenere, andiamo alle cenere. Il bioma è proprio facile. Poseidone, 192 monete. Vai, andiamo. Olympus, I accept this message. Allora. Okay, ancora non mi è chiaro cosa fa. Strength of the sea. Dunque, queste sono le cose collegate alle armi, questi. Cioè gli attacchi, questi sono passivi, diciamo. Huh. Un altro boss. C'è stavolta? Ma sempre lei. You surpassed me before, yet I wonder. Was it your mastery over our craft? Or did the fates themselves perhaps provide a little nudge? Hmm. Come, headmistress. If I could be provoked that easily, I'd stand no chance at all. Not even if the fate... Good fortune seldom comes to those in no position to receive it. E poi la prossima volta che cosa mi dici? Cosa mi racconti la prossima volta? Bel posto questo. È un posto di Emmerich, troppa. C'è troppa roba in mezzo. Sto sbagliando tutto. Cavolo, che palle! Almeno uno l'ho preso. Ah.
Siamo, chi manca? Prendiamo ancora due. Oh cazzo! Anche qua non è girata assolutamente bene questa. Boh, a meno, ma forse ci vediamo il video quello del perché non mi ha fatto il... Da me ripassato, non passato. Just when I thought I had you, you've seized control of the fight. Well, for... Return to shadow now. I prevailed. Cinder. Cavolo. Quella linea rossa lì cosa rappresenta? Tratteggia su dove c'è la barra della vita. E ha a che fare con... No. Non abbiamo quello del tipo se hai meno 80% di vita, no? Non mi sembra. E allora cosa rappresenta? Perché poteva rappresentare, no? L'80% di vita, no? La linea, anzi, sarebbe utile. Boh, ste scenette qua, forse dovevo morire, allora magari mi dava... More will grow in its stead. Is that a word, if you please? Questo chi è? Pray, who might you be, my girl? And what compelled you to wander in and out of Erebus? Bello come stile. I'm not your girl, old man. My name and business are not your concern. Per me potrebbero fare dei fumetti, effettivamente. Magari. So it seems. You appear to be quite pressed for time. Forgive this old man his transgressions. Couldn't have been. I can't. Ah. Che cos'è che abbiamo la spazzola come Hogwarts Legacy? Come possiamo placarlo? Adesso qua ci massacrano. There's that rancid scent.
Ma è sempre qua questo. Ma non si può evitare di avere la maledizione, non ho capito. Be wasting any further breath on you while you perpetuate this nonsense. You never understood me, Trouble. Fine, you don't have to. Just remember that I'm doing this for your own good. And actually, mine too. C'è una specie di mitragliatore in mano. Oopsie. This again. Che rottura. Già è più difficile in generale. Poi mi dai queste cose, queste maledizioni. Siamo 7 qua. 2 di questi. Oh. Se troviamo il mercato. Ehi, questi come partono agguerriti. Se le rampicciavano di rosso le cose lì, le pareti. Ma vaffan, non fanno mai un cazzo stavolta. Paradalo che attacca. Non ho ancora visti attaccare così questi qua. Ma vaffan vai. Queste cose che erano, non mi ricordo, erano per fare i doni, mi sembra. Down we go. Bel tuffone alla morte. Uccidi. Vabbè, cioè esce prima del tempo. Too hot for you? Vediamo se... No. Sapevo che partiva proprio dove ero io. Partiva. E si attaccano tutti a distanza così. Il mostro mi lascia un po' perplesso rispetto al primo. Sì, come regalo la categoria per lo più offerto in dono ai propri conoscenti, anche ottenuto tramite baratti con il mediatore reietto e il mercante, mi sembra, no? Cuore. Addirittura tre opzioni qua. Oh cavolo, c'è quello stronzo. Oh no. Togliamo nei piedi questo fare qua. Cavolo. Spara solo qui. Questi qua. Oh cavolo, mi ha preso. Vabbè, questi qua che mi vengono, partono dal nulla e mi vengono addosso e mi fanno spaventare.
Mari. Mari. Oh. Andiamo. Cos'è? Estrai. Cos'è, marmo? Calcare? Vabbè. Ok, questo siamo lì. Per essere sicuri di non sbagliare, questo lo prendiamo assolutamente. Una magia in più. Prendiamo Afrodite, va? E poi c'è il cuore di là. Cioè di qua c'è potere più boss. Andiamo di là assolutamente. Tu cos'è che hai da dire? Niente come al solito, no? Yes, my lord. I met Apollo, grandmother, Uncle Poseidon. I've known Artemis and Hermes for so long. I'm impressed. Mm-hmm. I'll take it. I used to think your lord Uncle Poseidon was a rude and useless oaf. But after having seen his fighting prowess in this war firsthand, I've come to realize how wrong I was. He isn't useless in the least. I thank you, Aphrodite, for I know how challenging it is for you to fathom the totality of my strength. And let's face it, you're not exactly the goddess of wisdom. Nor am I! And we have other common ground in the beauty of the sea. Atollo privato. Subisci meno danni dai nemici vicini. Considerano vicini tutti i nemici. Aspetta, i doni di Afrodite considerano vicini tutti i nemici. Massaggio cardiaco. Quando lasci una zona ripristini il 100% di cuore a patto di non averne persa troppa. Cioè devi avere almeno l'80%. Quanti danni puoi subire questa notte? Cioè se restiamo sopra l'80 ci restituisce tutte le volte. Quindi abbiamo un 20% da giocarci a stanza. Però anche la resistenza ai danni non è male. Il problema è che se sei sotto non funziona mai. Devi arrivare a una stanza in cui a un certo punto almeno all'80%. 80%. Potremmo fare il 50%. Se hai metà della vita te la ridà tutta. Non lo so. Duale. Cosa vuol dire duale? Non so. Questi due sono entrambi interessanti. Vediamo questo. Wow. Vediamo anche questo. Abbiamo ancora 110 e andiamo per il cuore. Allora, ascolta un attimo. 99 e 125 non siamo... Non arriviamo all'80%, secondo me sì, a vedere la barra. Era doveva essere a 100 di 125. Allora. Cos'è che è uscito? Ah, quelli a punta. Bisogna aprire linee di carta. Sorpresa qui dentro. Spingi via, vabbè. Ok. Ossa, andiamo a prendere le ossa, va. C'è niente qua. Che cazzo siete?
C'erano altri tipi di attacco più distanti? O no? Cos'è quel vapore che mi ha colpito? Sono loro. No, aspetta un attimo, esci. Ah, esci da quel coso lì? Da quel tombino lì? Sì, esci da quel tombino lì. Bagno turco, guarda. Ok. Ancora Afrodite. Ma c'è il cuore più grande del mondo. Andiamo là. Magia. Boh, andiamo a Afrodite. Esploso sto stronzo. Tutto molto effettivamente a combattimento, tutto molto anche di attesa, mi sembra di meno dinamico del primo. Poi ci sta, però di solito quando fanno queste cose in un roguelite è perché c'è un personaggio che ne fa di ha delle caratteristiche diverse, non perché tutto un gioco è basato su un personaggio diverso. Poi bisogna vedere che armi avrà. Uso cumulativo di 30, sprigiona un attacco cardiaco, danni all'area 120. Wow. 10% era meglio quello che era 15. Ancora questo concentri. Non capisco se tu entri in una zona, ti spariscono 20 in automatico. L'effetto è che duce limite in per questa zona. Attualmente 100-100. Cioè è come dire vado in giro sempre con 80 praticamente. Boh. Però mi piace più questo. Non c'è nient'altro qua. Ancora Afrodite. 200 monete, forse potremmo provare il mercante. Oppure potenziamo qualcosa che abbiamo già. Mi sbaglio. Proviamo questo. Questi? Non sono pressure blade. Vediamo cosa che fa potenziare. Probabilità questa non ci serve. Ecco, 180, da 120 a 180 non è mica poco. Vai. Oh oh oh, c'è il boss della zona. Present song compels the nightmare, bringing princess ever forward towards the beauty, deeper into the abyss. E cosa c'è? Una sirena che ci attende. Anche qua. Boh. Cosa farà? Ci dà qualche cosa? Una perla? Cioè. Adesso vediamo se. Oh. Oh, no way. No,
different. What's your name? Oh, make yourself comfy. We're just chitarra. Sirens. I should have known you were the source of all that singing. Slink down into the underworld, have you? It's the perfect pressure down here. Beats the pressure trying to make art while all our fans are watching, begging. Skilla, where's your next soul? C'è scritto Scilla, Skilla diventato. Don't you drown your so-called fans? È schillata. Have you even got any left? Oh, don't ever say such things about our fans. Oh, hey, gals, let's say we give her the old song and dip. We're Skilla and the Sirens! Che cazzo, che cazzo? Ma devo ma mi sì, in teoria è tutta parte della cazzo. Cos'è sta roba? Ah beh, grazie. Cioè, quello... farò la prima volta, mi sa questo. Che non è facile. Cos'è sta roba adesso? Tutto rosso. E come facevo a evitare questi danni? Cosa succede? Non c'è più la tipa. L'abbiamo sconfitta? Non ce la facciamo, guarda. Questa cosa qua che è sceso? E dietro para, ovviamente. E come danni facciamo veramente poco. Oh, che a lungo. Cos'è sta roba? Aia, ma ha preso lo stesso. È rimasta solo lei? Questa roba. Ehi, sì, ancora un po' più largo. C'è una varietà di attacchi. C'era forse un cerchio più interno protetto?
cioè tutto il resto è rosso. Eccolo qua finalmente. It is the dead of night within a haunted, barely moonlit thicket at the underworld's edge. There, a young forsaken princess hunts her prey. Ready or not, hence I go. Niente da fare, questo dorme da chissà quanto. Questa è la scena che dicevo con Hecate. Finds a set of tracks suggesting that her foe trod through this dusty ground not very long before. Shush, Homer. How shall I ever catch her if you're going to describe my every move? I've no idea to whom you refer, to whom the Princess of the Dead refers, as she continues on her fateful search. Quit teasing me and help me look. Ho detto che era tipo seppia, una roba così. Non è in bianco nero, è un po' in marroncino, non so. You'll find her yet. Odysseus, have you seen Hecate about? Not in a little while, little goddess. Though I'd expect that pointy hat of hers to give her away. I'll look for it. Thank you. Well, she's got to be around here somewhere, little goddess. Però qua. Got you, Hecate. You're dead. Got me, you did, Millenary. But I dare say I can escape your clutches yet. Hey. Oh. Hi, Shades. Is Hecate about? Huh. Not seen her, huh? Qua è chiuso. Qua. Over there. Perceptive. There you are. Got you again. Ah, so persistent. Give up already, witch. For I'm a titaness. You cannot vanquish me. I can and shall. Eccolo qua. I got you. Hecate? What's the matter? Oh, it's merely that I've not heard your laughter before. Reminded me of your mother. A much preferable sound to that of grief. I promise not to cry again. I still get sad sometimes, but not as much. Do not make promises you cannot keep. When tears well up, let them spill forth. They're not so precious that they need be contained. But you never cry, Hecate. And I wish to become strong like you. So that I might find Kronos and destroy him for what he's done. And I shall do everything in my power to prepare you. So that you may succeed where I failed. If not for your family's sake, then for your birthright. As the princess of the underworld. What do you mean you failed? You tried to beat Kronos yourself? He hurt you? Concern yourself with your own pain, not mine. Destroying Kronos shall not change the past, and the pain shall linger, though assert itself less frequently with age. But enough. Truly? Un compagno. Boo. Hail, spirit. You invoke me? Ever think maybe we're just not cut out for this, Mel? Me with the haunting, you with the... What are you trying to do again? Find the Titan of Time. Punish him for his crimes against my family. Restore the rightful ruler of the underworld. Hey, you're cut out for haunting, Dora. Oh, thanks.
Just like I'm sure you're cut out for all that other stuff. Qui c'è qualcosa di nuovo, non credo. This memory of all you lost. It stokes your want for vengeance even now. Qui non credo che ci sia niente. Tonight. Non mi è ancora concesso stavolta, detto. Now you headmistress. Che è quello successo anche l'altra volta. L'altra volta appunto c'era, come dire, nel primo save slot ero morto al combattimento ed era, c'era stata questa scenetta e Katana non c'era. Questa volta è successo anche solo. I've had these in my head for long enough. Un evento occidentale è con ogni probabilità un loro progetto. Fine nascosta dalla dea Nyx, ogni evento occidentale. Ma quale sarebbe il loro aiuto? Oppure abbiamo. Dopo ogni incontro ti vengono indicate eventuali risorse nei dintorni. Ma. Cioè, di solito mi guardo in giro. Crea due lotti coltivabili per la semina di Bella Donna e altre piante, ricevi più uno di semi di Bella Donna dopo 5 minuti. Allora, in teoria possiamo prendere un po' tutto, mi sembra, o no? Fortuna familiare, espande l'inventario del mediatore, del negoziante, insomma, con merce esotica data come omaggio. So mote it be. Broker, you've expanded your shop. Andiamo a vedere un attimo. Could make a lovely gift. Ok, nettare. Cioè, ok, possiamo comprare il nettare direttamente da lui. Take care, then. Andiamo qua. Prepara. Quel simbolo là, cos'è che rappresenta? Insomma, una tomba sembra. La lapide sembra. Oh, daughters of night, who can see all tomorrows, please help me avenge both our family's sorrows. Nothing. They didn't listen. Ma stai scherzando, bisogna riprovarci. Ah, o no? Questo cosa vuol dire? L'abbiamo fatto, ma perché c'hai due freccioline verdi? Per quello che mi ha tratto un inganno, se avevamo un potenziamento. Questo. By light of moon, together, let us shape reality. It is done. Such sorcery. Ah, ok. Nightshade seeds. Vediamo anche l'altro. Let's begin. Hear me, Celine. Metti che te ne manchi, che te ne perdi uno. So mote it be. Boh, abbiamo preso tutto, no? Ok. A moment, goddess. Word has it Eris has been spotted in the depths along your path. Intelligence you likely could have used before, she made your journey worse for you. Ok. Apologies, goddess. Levermele dalle palle, non sarebbe male. Or at least slow me down. Anche perché avevamo. She knows too much about our intentions. What do we do? Children of Nyx are supposed to be on our side. Perché già, non ho guardato quanto. Half of what we've planned. Besides, her boredom drives her more than anything. Run into her a few more times, she'll soon grow sick of it and go away. Ok, quindi per qualche volta bisogna ancora ribeccarsela questa maledizione. Bisogna vedere, infatti non ho guardato, ma bisogna vedere a quanto era il danno che ci faceva in più il boss, la sirena. Up and about.
Dobbiamo offrire qualcosa. Se lo offriamo prima a lui invece non possiamo. Questo che non è molto simpatico, proviamo a offrirgli. Nemesis, maybe we could start again. Here, I got you something. Don't need your charity, princess, or temptations while I'm on duty or off. You're doing this because you want something from me anyway, so here, knock yourself out. Thank you, Nem. Ma l'occhio crudele, grazie, cosa cavolo ci ha dato? Cosa che ci ha dato? Non possiamo vedere dove. They're not going to help you, you know. The fates, I mean. They don't take pity on whoever asks. If anything, you'll make things even worse. Maybe you just don't give your sisters enough credit. If they once aided my brother, then there has to be a chance they'll aid us. They have a stake in this too. What, you mean their family? They couldn't care less. Too busy messing with everybody's lives, making it look like an accident. You mustn't speak of them that way. Non c'è niente. You'll flourish here. Plenty of room to grow. Grow and thrive. 5 giorni, cioè 5 run. Death to Kronos. Cioè, spaventato. You two, please keep an eye on things while I'm away. Questo non dorme, quindi non credo che cambi nulla. Vediamo qui cosa possiamo fare adesso. Però come dicevo, secondo me poi eternity. Limite affinità, eccolo qua. Il tuo nuovo arcano richiede più affinità, si chiama affinità, quindi di quella a tua disposizione, perciò non puoi attivarlo ora. Usa l'indicatore in alto a destra per accrescere la tua affinità oppure disattiva altri arcani. I lack the grasp for this. I can do this. Ne vuole 45, ne abbiamo 20 esatti in inventario. Don't have enough for that. Ok. Quindi serve la psiche anche. Cos'è comparso qua di nuovo? Comunque, ogni 5 zone ottieni. Ogni 5 zone. Voi chiama zone, li chiamare le stanze, però vabbè. Ottieni più 3 di tutte e due. Più 3 come massimo? La tua corsa è più rapida del 20%? Questo non è male. Sì, ma 10 cene ne abbiamo 0 ormai. Inizia ogni notte con più 200 di monete. Perdi tutte quelle che non spese al termine di ogni notte. Sì, questo è come denaro elettronico che vogliono fare. Per farti rimanere povero a vita. Denaro elettronico condizionale che si azzera se tu non li spesi, quelle elemosine che ti hanno dato, se tu non li spesi in tempo, ti arrangi, ti attacchi. Altro argomento. Però mi fa venire in mente quella cosa lì. Per tutte quelle non spese al termine di ogni notte. Va bene. Allora. Abbiamo zero cenere, quindi non possiamo fare niente. Andare anche a comprarle, non cambia niente. Questo potrebbe essere interessante, ma bisogna allora puntare a prenderle. Ok. Questo è nuovo. My keepsakes. Ma l'occhio crudele infliggi il 20% di danni a chiunque ti abbia sconfitto l'ultima volta. Bersaglio attuale Ionia. Si chiamava Ionia, scusa. The eye. Lei si chiama Nemesi, quindi è la Nemesi dei nostri nemici, però. Non lo so, ma non credo che sia solo lei a darci qualcosa. E queste possiamo attivarle? Boh, non saprei. Queste forse c'era anche nel primo, ma non ero arrivato abbastanza in là per scoprire cosa servissero, quindi.
Però boh, vedo che lì c'è un anellino. Credo che o uno o poco più. Ok, come dicevo, questo si può. Ah, aspetta, aspetta. The Silver Pool. Oh. Colpisce lontano con attacchi speciali a raffica. Aspetta, come si fa a cambiare stele della pace? Invia certe ombre solitarie al crocevia e ottieni grandi quantità di psiche. Wow. E attenzione però, o faccio questo. No, questo è uno di argento appena, quindi e questo 5, quindi riusciamo a entrambe. You are mine now. A trusty tool indeed. Ah, questo è quello che dobbiamo placare, forse. Ed è quello che abbiamo indosso in questo momento, infatti. Penso che sia quello che per placare e che ci dà psiche. Boh, bisogna ragionare, insomma, qua. Proviamo un attimo. Join with me. Lim and Oros, sister blades. We're fellow sisters now. Fitting armament. Ma che renza microscopico. She's here now, watch and learn. Like getting stung by bees. Proviamo a lui qualcosa. Commander, though it falls to us to keep the old traditions alive, may you partake of this nectar unburdened by the weight of its significance. I'm most appreciative of both the offering and of the sentiment, and I summarily shall do my part. Behold, the luckiest of my possessions is in your possession now. Ciò da al subito al primo regalo ci danno qualcosa, probabilmente più. You honor me, Commander. The crossroads training grounds are watched over by Felix. We cannot fail with such a genius on our side. Nope. Genio. CEE, cos'è? È il grado di qualità del... Quando scendi a zero, ripristino automatico 51 una volta per notte. Appunto, possiamo prendere uno o l'altro, non è che... Eh, 20% di danni. Il problema è che ci fa danni lei. Portalo con te. Eccolo, c'è scritto sotto lì. Portalo con te 25 incontri. Cosa vuol dire 25 incontri? Cosa si intende per incontri? Le zone sono quelle che chiamo stanze. Gli incontri sono le run. Mi sembrerebbe strano. Cioè 25 run per fare salire di grado. Buonanotte. E questo idem. Ma non abbiamo anche l'altro buff, scusa, non abbiamo anche l'altro, come si faceva a vedere. Abbiamo il titano. Non l'abbiamo ancora sbloccato, mi sembra quello. Know the past, know the future. E questo appunto inizia ogni notte con un'occasione, se manca. I'm at my limit. Ok, bisogna tirare giù qualcosa. Cioè noi abbiamo 3 slot, questo ne vuole 4. Cosa possiamo tirare giù? Beh, rallentare non è male. Non lo so, in questo momento abbiamo 2 possibilità di vita. Non lo so, perché abbiamo sia uno che l'altro. O è uno o l'altro, mi sa che... Non lo so, come funziona in questo caso. Se è uno o l'altro, quale prevale dei due? Oh.
comunque praticamente. Vediamo da dove arriva. Gli andiamo addosso. Ah, interessante. Sono tutte spaventate. Non lo so. Non lo so.